Reale Samp, big match, il tiro di Samp parato, continua Sampdaria ad attaccare, azione veloce, deve avere il vantaggio. C'è la reazione però di Real Tarallo, anche lui ne approfitta per siglare il pareggio, poi un'altra chance, palo parata, la palla ancora per andare 2-1 e l'intervento del portiere di Sampdario che poi segna nel finale il gol della vittoria. Cane macchina fa la partita, si incune in area il tiro. Questa è una ricostruzione, anche questa è una ricostruzione del pareggio di Crazy Horse. Poi però bellissimo il gol della vittoria di Cane macchina che sfiora ancora il gol. Qua neorealismo. Finisce 2-1. Atletico Novegolo e Dinamo Steve danno vita a una bella partita, il vantaggio di Novegolo, poi grandissimo gol di Steve con un taglio pazzesco. Per il pareggio, azione però rapida, bellissima, non permette difensivi Novegolo a Steve, segna il gol del 2-1. Super classico di Coppa Lokomotiv, inizia bene, ma non riesce a inquadrare la porta, poi lotta continua, la primavera azione sblocca e va sull'1-0, tutta la stizza di Lokomotiv nei confronti dell'operatore. Lokomotiv, poi palo di lotta continua. Che sfiora ancora il gol per due volte e non riesce a segnare, si dispera. Lokomotiv con un tiro sul palo nel finale, anche per lui un montante, finisce 1-0. Prova in tutte le maniere Real Tarallo a ribaltare il punteggio, qui spara alto, poi però Sampdario si infila in area, il tiro parato, poi c'è il gol del vantaggio. Al volo, lo rivediamo la parte finale, tutto regolare. È il gol della vittoria, il gol qualificazione. Tarallo si butta a capofitto nella metà campo avversaria, ma non riesce a segnare il gol che potrebbe riaprire l'incontro. La parata ancora. Poi Canemacchina gestisce il vantaggio dell'andata, sfiora il gol. Qui Crazy Horse ha una buona occasione, poi arriva il gol della vittoria nel secondo tempo per Cane Macchina. Poi splendida partita anche nel ritorno. Novegolo va in vantaggio. Steve però reagisce. Riesce a concludere diverse volte. Lo vediamo. Il palo parata ancora. E poi splendida botta per il gol dell'1-1. Sfiora però Novegolo il gol della vittoria nel finale. Poca emozione, a dire la verità, nel ritorno del classico ci si attendeva di più, è una serie di tiri, di lotta continua. Lokomotiv un po' sfiduciato, non riesce a produrre azioni convincenti. Ancora lotta continua, qui va a colpire il palo esterno. Lokomotiv solo nel finale ci prova, ma non passa.